era l'ultima stanza e abbiamo finito con la visita guidata e ha visto la mia casa, cioè la sua casa, la casa dell'ambasciatore. No, no, veramente no. Non dimenticherai di fargli vedere il labirinto, vero? Ah, certo, il labirinto. Sì. E mi segua. Questo è il mio labirinto che è stato fatto completamente con le nostre mani, con mio nonno. E quando io ero piccolina, mi ricordo che mio padre era partito e io ero molto triste. Era l'ennesima volta che se ne andava e il nonno mi ha detto: non preoccuparti, Nini, facciamo un rifugio dove puoi divertirti e essere felice. Veramente non sapevo che l'avesse fatto tuo nonno. Straordinario. Sì, bella storia, vero? E di sicuro ai tempi del neorealismo sarebbe stata perfetta come storia per il cinema. Sì. Mi scusi, lei vuole portarmi al cinema? Dovrei uscire con lui? No. No, 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 il vice cancelliere intendeva ma solo dire che... scusa, servirebbe una firma. Sì, vengo subito, un secondo. No, serve subito, il corriere diplomatico deve partire. Bene, scusatemi, Sbrighiamoci, se Nini apre bocca chissà che cosa dice e noi siamo perduti. Veramente? Dallo sguardo del signor Cesare direi che se la sta cavando bene. Ma Sofia li voleva tutti. Beh, non ti sembra strano che volesse comprare tutti gli strumenti? Mi voleva aiutare. Sì, aiutarlo con tutto il cuore. Quella ragazza non ha un cuore. Vado a comprare qualcosa da mangiare. Va bene. Ok. Martin, andiamo, scappa, scappa, sbrigati! E sta attento! Scusa, bellezza, ma non ho tempo di spiegarti. Dai, dai, muoviti! Vieni, ma dove vanno? Non lo so, ma quelli non mi piacciono. Ma che fate? Spostati! Tony! Sono orgoglioso. La mia nipotina si confronta con la cultura europea. Sinceramente questa storia non mi piace neanche un po'. Chissà cosa gli sta dicendo. Lui ha un'espressione estasiata, non fa che ridere. Alla fine Nini ha scoperto qual è la sua vera vocazione, la buffona di corte. Sta zitto, sei sempre acido. Scusate, Nicolas? Oh. L'avete visto? Sì, ecco, è il suo giorno libero oggi. Sì, ma sapete se è uscito? Ho bussato e non mi ha risposto nessuno. Lui non c'è. Non saprei che dire. Che fate? Che cosa avete da guardare? Sorellina, guarda che non ti aiuta a essere nervosa. Grazie, grazie, Victor, per il tuo consiglio. Tu non capisci la gravità della cosa, ok? Mi stanno ricattando, riesci a comprendere le mie parole? Hai intenzione di pagare? E i soldi dove li prendo? Me li dai tu? Dove li trovo, eh? Beh, possiamo giustificarli come spese di rappresentanza. Chiede materiali... $100,000, Victor, $100,000. E se ora pago, la prossima volta mi chiederà molto di più. Che cosa c'è? Signora, mi perdoni, ho dimenticato il portafoglio, devo andare al mercato. Mi scusi. Avrà sentito. Se Tomas viene a saperlo, per me non c'è più speranza. Per mantenere verdi le piante, il giardino ha bisogno veramente di moltissima cura, sa? Immagino di sicuro ci vuole molto lavoro, no? Sì, un lavoro incredibile. Vorrei chiederle una cosa, non vorrei essere indiscreta. Ma se non rispetto il protocollo, le dispiacerebbe farmelo notare, perché sa, loro hanno molta fiducia in me. No, veramente, meno male che non si rispetta il protocollo, signorita, perché per me stare qui con lei ora è come respirare una boccata di aria fresca. Ah, sì?
Si sente bene? È tutto a posto? Sicuro che sto bene. Ah. Non sto bene, sto benissimo qua fuori. Tanto più che vorrei farle una proposta. Vorrei che venisse via con me. Cosa? Cesare, Ninino si muove da questo posto. No, ma io non intendevo che dovesse partire e... ma fare un giro domani sulla mia barca. Ah, e... chiarisci? Dovremmo andare in barca da soli? Nini, e quel vestito? Sì, infatti, gliel'ho detto anch'io che è davvero graziosa, non trovi? Sì, me l'ha detto, poi lo lavo, lo stiro e lo rimetto al suo posto. Sai, Selina, ho appena invitato la signorita Nini e tutti quanti a fare un giro domani sulla mia barca. E così parleremo di affari, signor Parker. Certo, sicuro. Mm-hmm. Ma dobbiamo venire tutti, proprio tutti? No, io non posso venire, soffro il mal di mare. La barca... Ah, no, un momento. Se Nini non viene, sospendiamo todos. Nini... Sì, d'accordo, sì. Verrò con piacere. Verrò senz'altro, anche se mi sentirò male, verrò. Ora, mi scusi, signore, ma devo proprio andare. Ciao, cara. Ciao, bellissima. Cesare, passiamo per il mio studio, così le mostro i progetti che ho preparato. No, signor Parker, non ora, perché anche per me si è fatto tardissimo. Hasta luego. Ma mi sta prendendo in giro. Per chi mi ha preso? Lascialo perdere, amore, rilassati. Però neanche per sogno, non lascio stare. È assurdo, pazzesco. Mi sta bene, non mi sta bene per niente. Gracias è una parola che non si dice, ricordati, Adelfa. Tonto sicuramente sì. D'accordo, tonto, si può dire. Parla in modo strano, come dice il libro. Sì, bevo un intruglio. No, è tè. Il tè non fa così rumore. No! No, è un'amica che sta partendo e sta aspettando all'aeroporto. Di un po', con chi stai parlando? Con una mia amica che è rimasta bloccata all'aeroporto. All'aeroporto? Quale aeroporto? Quello locale? Veramente non l'ha specificato. Vado, c'è qualcosa che bolle in pentola. Torno subito. Visto, è te. E te? Ma cattivo! Ricordati, il libro diceva che le streghe amano circondarsi di gatti. Tu riesci a vedere un gatto qui, eh? Io non vedo niente. Eccolo qui. Ciao, Tony. No, tu non mi lasci qui da solo. Ti prego, non lasciarmi per strada. Quella gente mi cerca, devi aiutarmi. Non pensarci neanche, non posso nasconderti qui dentro, no. A casa ma mia no, perché non posso. No? Sei stato tu a mettermi nei guai. Dai, Martin, quelli mi troveranno. Apri il cancello. Va bene, ok. Mi raccomando, non deve vederti nessuno e non devi fare rumore. No, stai tranquillo, vedrai che non se ne accorgerà nessuno. Hanno portato questi cioccolatini. Me li dia. Accidenti, vogliono farmi spaventare. No, stia tranquilla, in realtà sono per tutti, c'è l'indirizzo dell'ambasciata. Bene, allora mangiateli voi, li offro anche agli altri. Guadalupe, li prenda tutti, vada pure. Grazie. Guadalupe. Sì? Mi stavo domandando, se per caso prima ha sentito qualcosa che non avrebbe dovuto sentire su questioni private? Mi raccomando, non ne parli con nessuno. Certo, signora. Signorina. Va bene, tranquilla. Sarà difficile, Guadalupe, non sono mai tranquilla. Bene, come vuole. Io vado. Certo, vada pure. Guadalupe, venga. Sì. Lo zucchero fa alzare i trigliceridi, potrebbero farle male alla salute. Mi dia questi cioccolatini. Meno male, sono cioccolatini. Cosa credeva fossero coccodrilli? Ambasciatore? Nini. E come sta? Bene. Dove sta andando? Ma sto andando a trovare Nicolás, veramente. Sì, no, e come? Non c'è. Come non c'è? Se esce deve avvisarmi e poi è convalescente. Sì, certo, è in casa, però sarebbe meglio lasciarlo stare. Sta dormendo come un ghiro. E sta bene? Sì, sta bene, sta benone. Chiamo un medico, così lo visita. No, non è necessario. Come? La miglior cura è il riposo, ha solo bisogno di dormire tutto qui. Ma sta bene. Sì? Sì. D'accordo. Allora... Aspetta, volevo solo dirti... Insomma, quello che
È successo oggi con Cesare. Mi scusi, lo so che ho creato dei problemi, ma le assicuro che le mie intenzioni erano buone. Sei stata stupenda. Sì, stupenda. Sì? Sì. Ed è molto bello che tu stia facendo questo per... Per lei. Per lei come rappresentante dell'ambasciata. Certo, ma... sì. Sì, per l'ambasciata. D'accordo. Allora io me ne vado, notte. No, aspetta, se vuoi andare chiamo Nicolas, così ti porto no, lui. No, non è necessario, lasci. Sarebbe? Una signora non può andare in giro da sola a quest'ora della notte. No, che cosa sta dicendo? Io non sono una signora, andiamo. Tu sei una signora. Forse ancora non te ne sei resa conto. Va bene, facciamo una bella cosa, ti accompagno io. Lei? Sì, ti porto a casa. A me? Sì. Noi due da soli, davvero? Sì, è una bellissima serata. Voglio fare un giro in macchina. Permette, bella signora? Sì. Sì. Non ce la farò mai, ne sono certa, non ce la farò. Per favore, basta con tutta questa negatività. Negatività? Ti rendi conto di cosa devo affrontare su quella barca? Ci sarà sia Tomas che Selina. Io dovrò essere due persone nello stesso momento. E tu questa me la chiami negatività? Va bene, volevo aggiungere esagerata. Torna in ambasciata, sì. Perché i ragazzi potrebbero avere bisogno di te. Perfetto, okay? Buona giornata, arrivederci. Dai, dai, veloce, muoviti, forza, sbrigati, veloce, dai. Tu non ci puoi credere, il profumo dell'ambasciatore arrivava fino al portabagagli. Sì, si sente ancora. Aspetta, sì? Ho dimenticato la borsa. Presto, toglimi la scarpa. Mimi, credo che ci sia un problema. Che problema? Oh no, sta tornando. Un'altra signorina la sta cercando, signorino Martin. Grazie. Prego. Come vedo, ci siamo tutti. Nicolas, Mimi, quando sei arrivata? Adesso? Mi ha detto che... Nicolas mi ha detto che qualcuno si era scordato questa... Ah, certo, e Nicolas dov'è? Nicolas? No! Ciao! Ma che cosa ci fai qui? Tu che ci fai? Rispondi, questa è casa mia! Niente male. Nini, voglio farti una proposta. Io ti prometto... che se farai tutto quello che ti dico, ti ricompenserò con un lavoro fisso all'ambasciata, al fianco di tuo nonno. Davvero? Un lavoro all'ambasciata? Sì. Bello, e me lo promette? Te lo prometto, Nini. Ah, grazie davvero. Di niente. Che ingenua. Vi avevo detto di non venirmi a cercare qui. Quei due sono scappati. Allora dove sono? Parla. Mi lasci! Fa silenzio! Basta! Lei non fa! Falla stare buona, Godzilla! Che fai? Ehi! Fermi, non vi muovete! Signore, la prego, prenda quello che vuole, ma non ci faccia niente! Noi non sappiamo niente! Corri! Dove vai? Guarda chi è venuto a trovare il gordo! Dove credevi di andare, eh? Chiudi la bocca o ti faccio vedere io! Ora muovo! È tutto bene? Sì, tu stai bene? Sì. L'impatto non è stato forte, ma la situazione si mette male. Come male? Saremo bloccati qui per quanto tempo? Tutta la notte. Questi tizi sapevano che eravamo soli. Deve esserci un informatore. E chi sarebbe? Ma non vedi che qui siamo tutti legati come dei salami? No, non siamo tutti. Manca Nicolas. Secondo me ci ha traditi lui. Piano B attivato. Bene. Allora eri tu, nonnetto insolente. Oddio! Oh, mamma! Si tenga a me, ambasciatore! Andrà tutto bene, si tenga a me! Si tenga!